Bressa, segretario CGIL Confederale Salerno. È stata indetta questa conferenza stampa per chiedere alle forze politiche, essendo state presentate le liste secondo la normativa di legge, ecco, di aprire una discussione con i candidati presidenti per capire e per sapere sulla base di quale programma intendono amministrare per il prosieguo la provincia di Salerno, che è un ente di fatto dismesso per decisione del governo nazionale. Restano aperte delle competenze importanti, è necessario un riordino e una riorganizzazione dei servizi. La CGIL vuole aprire questo confronto perché alla base non solo bisogna continuare ad erogare servizi efficienti ai cittadini, ma c'è la necessità di garantire un percorso certo di stabilità per il personale dell'ente provincia, che in questo momento è fortemente scoraggiato e preoccupato. Quindi una dotazione organica capiente, una dotazione organica che dà anche risposte alle società collegate, visto che la mannaia fra poco si abbatterà anche sulle società collegate agli enti pubblici territoriali. La CGIL per tempo vuole interrogare, chiede ai presidenti di aprire questo confronto perché è utile sviluppare un ragionamento in un ente che peraltro è di fatto in predissesto. Quindi chi cancellerà i debiti, come si risalirà la china, dove si metterà mano, sapendo che per noi consulenze e altre spese inappropriate sono il primo punto da cancellare da chi si candida a gestire la cosa pubblica qui alla provincia. Una indicazione reale di come e dove si dovrà andare. Ovviamente questo investe il personale anche dell'ente, quindi quando i servizi cambieranno destinazione, saranno della regione, saranno dei comuni, delle unioni di comuni che non sappiamo ancora cosa sono in questa regione, allora cosa accadrà del personale della provincia? Seguiranno quegli spazi? Rimarranno all'ente provincia e si svolgeranno qui? Ci sarà una mobilità territoriale? È chiaro che noi pensiamo, per come è organizzata oggi la provincia, che il personale che c'è non mostra segni di esubero e quindi rimarranno a lavorare per il servizio pubblico. Ma dove, come, in che modo, chi saranno gli interlocutori? E nello stesso tempo c'è l'enigma della società partecipata, in particolare la Ricchi, che è quella che ha il personale specializzato per alcune attività come la manutenzione degli edifici scolastici e della rete viaria.